Intanto grazie, anche se siamo in pochi, ma poi diffonderemo la notizia attraverso il nostro ufficio stampa. E abbiamo una grande opportunità, lo dico sempre, con il nostro settore del vino, perché credo che la regione è molto matura per riuscire a far diventare questo grande patrimonio creato dai nostri produttori vitivinicoli, farlo diventare anche una forma di accoglienza e di promozione del territorio. Quindi penso che è un'occasione davvero unica quella che abbiamo di fronte attraverso l'enoturismo. E devo dire che questa iniziativa di Arte Vinando va proprio in quella direzione, anticipando le mosse che verranno fatte anche nei prossimi anni in modo anche sistemico. E sono veramente delle belle aziende, delle belle cantine, quelle che avete valorizzato nel progetto, insieme anche all'Associazione Sommelier. Quindi ci sono tutti gli ingredienti per iniziare a davvero parlare dei nostri produttori in un modo in cui non se ne è mai parlato. E la cosa che mi ha fatto più piacere in questo ultimo anno è che nei contesti in cui si parla di vino, le Marche adesso hanno veramente molta attenzione. E i responsabili anche della Fiera di Verona, del Vinitaly, mi hanno detto: mai come ora si sta parlando delle Marche. E questo è un tema che ci fa molto piacere e molta soddisfazione perché è davvero un lavoro che stiamo facendo. Per esempio, quest'anno al Vinitaly è stata la prima volta che abbiamo preso uno spazio fuori dal salone, abbiamo fatto un evento alla Torre dei Lamberti, all'ultimo piano della torre, proprio per far degustare i vini marchigiani di fronte al panorama di Verona. E così come altre iniziative che stiamo mettendo in campo, penso possono supportare tanti, tanti eventi come questo. A Sant'Elpidio e a Civitanova credo che verrà apprezzata questa iniziativa e sono convinto che è il futuro della nostra regione. Cioè, su questo tipo di settore, il combinato tra la sapienza di chi produce il vino, la ristorazione, il turismo, gli eventi, è senz'altro qualcosa che ci qualificherà per il futuro. Quindi, intanto grazie da parte mia, da parte della Regione per quello che avete fatto e per quello che state facendo. Il ringraziamento va a lei che ci ha dato la possibilità di presentarci. Noi oramai è da parecchi anni, questo è l'ottavo anno, poi abbiamo fatto altre cose anche prima di questo Artevinando, sempre sul settore vitivinicolo che ci ha messo un po', ci ha dato un po' in là a partire. E, come dice lei, il vino è forse quel prodotto che sta iniziando a essere valorizzato ancora di più e dovrà essere sempre valorizzato di più perché penso che sia un prodotto trainante anche non solo per la regione, ma per tutta l'Italia, ma anche per la regione stessa. Perché, e questo è importante. Noi valorizziamo un po' quello che è le. Più che parte sono piccole le aziende, ce n'è una o due grandi, ma tutto sommato cerchiamo di valorizzare molto la piccola produzione perché è lì che si trova anche i prodotti, non dico migliori, però c'è molta qualità. Oggi come oggi il vino da questi produttori, nuovi produttori, tutti giovani, è importante questo, che sono i giovani a portare avanti questo discorso nelle aziende e che ci dà ben sperare, ecco, che ci sia un avvenire ancora più importante. E noi cerchiamo di valorizzare questo come piccola associazione di volontariato, perché noi siamo un'associazione di volontariato, e ecco, poter presentare qualcosa di importante come è questo che è Artevinando, per noi è un momento clou, perché ci porta proprio nel punto più importante del programma. Poi dopo andremo avanti con altre cose, ma noi abbiamo incominciato a tipicità con una degustazione di de due aziende del territorio elpidiense, che sono nate da pochi anni, 3-4 anni che sono nate. Poi abbiamo fatto domenica scorsa invece una ricerca su un vitigno nuovo, che è la Garofanata, che
ci ha dato una soddisfazione immensa, perché è stato presentato da persone molto qualificate nel settore e che ci ha dato la possibilità dato di capire come viene rintracciato un vitigno, come viene riportato alla luce, insomma è stato un convegno molto interessante e questo per noi è sintomo di andare avanti, perché ci dà la prospettiva di quest'anno che portiamo un discorso nuovo, ogni anno valorizziamo qualcosa di più, qualcosa di nuovo, e per noi è interessante anche queste presentazioni a livello anche istituzionale. Io ringrazio molto la Regione, che non solo la Regione ma anche i comuni che ci supporta a noi, è un sintomo di apprezzamento per noi e cercare sempre di fare meglio. Grazie. Posso fare qualche secondo? Ok, allora ringrazio preliminarmente insomma la Regione per averci accolto per questa occasione e mi permetto solo di rubare qualche secondo per spiegare un po' il binomio arte e vino, che magari per chi non ci conosce può essere... Allora, noi siamo partiti con la convinzione che il vino sia cultura, cultura del territorio, e ci sembrava bello abbinare la cultura del vino a diverse forme di cultura, quindi la cultura artistica, e non a caso il 4 e il 5 verrà ad esporre un artista, Costantino, ma noi durante l'arte dell'anno facciamo diversi eventi dove la cultura del vino la abbiniamo a altre forme di cultura, la musica, e non a caso organizziamo un convegno dove promuoviamo la figura di Andrea Bacci, che è un enologo di Sant'Elpidio a Mare, quindi del nostro comune, morto nel 1600, che fu il primo a proporre il vino come forma di cultura. Quindi ci piace, noi siamo un gruppo di amici sostanzialmente, però promuovere la cultura del vino e fa sì che ad essa si affianchi la cultura del territorio e altre forme di cultura. E questa è la linea che ci spinge tutti gli anni a programmare una serie di eventi che poi realizziamo in diverse location e in diverse anche forme. E ci piace fare in modo che questa forma di cultura possa essere più pop possibile, nel senso possa essere più aperta alla gente comune, perché non vogliamo fare dell'enologia una forma di d'elite, nel senso noi diffondere la conoscenza del vino significa anche farla conoscere anche alle persone semplici, per cui i nostri eventi sono aperti a tutti, quindi non solo a diciamo gente del settore, ma soprattutto anche a persone semplicemente appassionate, insomma, ecco. Tra l'altro proprio ieri sera ho incontrato l'Accademia Italiana della Cucina, che mi ha regalato il libro di Bacci, e quindi credo che questo abbinamento della cultura, della storia anche, di grandi figure che hanno cambiato la storia nel vino, e perché Bacci appunto è il primo che, come ha detto lei, che mette per iscritto tutti i vitigni, racconta diciamo di alcuni vini che magari noi ancora non abbiamo conosciuto, che ci sono arrivati, tipo la Garofanata, che peraltro è un antico vino che è stato diciamo rimpiantato e sviluppato dall'Assam, della Regione Marche, dal dottor Camilli, e abbiamo dei valori da condividere culturali molto importanti, oltre Bacci, che è stato davvero una pietra miliare, ma c'è anche Francesco Scacchi, che ha inventato e codificato nel 1600 la spumantizzazione, 48 anni prima di Dom Perignon, quindi abbiamo delle cose che probabilmente sono da valorizzare, quindi grazie per questa iniziativa, e noi dal canto nostro, dopo aver fatto la legge sull'enoturismo, qui c'è il consigliere Bilò che ha concorso a creare la legge sull'enoturismo, in cui crediamo e su cui vorremmo fare davvero ancora tanto, parteciperemo al PNRR proprio sull'enoturismo e usciremo con un bando dalla vigna alla tavola, cercando di creare eventi e creare connessione tra territorio, produttori di vino e somministrazione e oreca, perché serve davvero far conoscere quello che siamo. Talvolta il patrimonio vitivinicolo e anche quello culturale, non gastronomico, non sono stati visti in chiave turistica, e fatto a sistema, secondo me questa cosa darà grande soddisfazione al nostro territorio. Quindi grazie e buon lavoro.